noi da un po' di anni utilizziamo molto le nostre origini, il luogo d'origine, Siena, per promuovere questa banca che nel frattempo è diventata italiana, ma è diventata italiana partendo da questo luogo, partendo da una data. Non a caso stiamo insistendo molto sul 1472. Una cosa sola è certa. David Rossi, giornalista, responsabile della comunicazione della più antica banca del mondo, il Monte dei Paschi di Siena, è morto la sera del 6 marzo 2013, a 51 anni. È precipitato da una finestra della banca, anche su quale finestra ci sono dubbi legittimi, giù in un vicolo cieco, vicolo di Montepio, ed è rimasto a terra agonizzante per 22 minuti. Un caso di cronaca, un mistero italiano. Il caso David Rossi, come si dice il caso Mattei o il caso Montesi, perché dopo che cinque pubblici ministeri, l'anatomopatologa più famosa d'Italia e un comandante del RIS hanno lavorato alle indagini e due inchieste sono state archiviate come suicidio, ancora restano dubbi sulla sua fine e il sospetto che qualcuno lo abbia gettato di sotto. Insomma, che lo abbiano ucciso perché deteneva qualche segreto inconfessabile. Storie di alta finanza, risico bancari, lobby e poteri forti. Secondo me lui ha incontrato qualcuno quella sera, che non era lì evidentemente solo per parlare. Davide è stato aggredito e poi secondo me appunto è stato ucciso. Rossi per 20 anni era stato vicino al potere di Siena, sia che questo fosse rappresentato da politici sia da banchieri. Da capo della comunicazione di MPS gestiva non meno di 50 milioni di euro l'anno, finanziava le sponsorizzazioni del calcio e del basket e le campagne pubblicitarie di MPS affidate a registi come Marco Bellocchio e Giuseppe Tornatore. Dei Paschi di Siena, una storia italiana dal 1472. Il volo di David Rossi verso terra ha segnato anche la caduta di un sistema, di una città-stato di poco più di 50.000 abitanti chiusa dentro le sue mura, fedele alla sua storia medievale, quando a Montaperti i ghibellini senesi massacravano sul campo di battaglia gli assedianti guelfi fiorentini. Una piccola città di provincia senza autostrada né aeroporto, che negli anni d'oro aveva la terza banca più grande d'Italia e che ora, dopo una scalata sconsiderata a una delle banche coinvolte nell'estate dei furbetti del quartierino, è stata nazionalizzata per evitare il fallimento. Una squadra di basket, la Mens Sana, capace di vincere 8 scudetti, 7 di fila. Una squadra di calcio che centrava sempre la salvezza e le semifinali di Coppa Italia, fallite tutte e due. Un'università che, messe da parte le ambizioni da Oxford nostrana, si è trovata a fronteggiare un buco da 250 milioni di euro, con l'ex rettore assolto per il dissesto ma condannato dalla Corte dei Conti per aver acquistato con i soldi dell'Ateneo 360 kg di pesce dello Ionio per una ricerca scientifica pubblicata solo 4 anni più tardi. Anche la Curia Vescovile, che nomina un membro della fondazione MPS, ha avuto i suoi guai. Un incendio nei locali accanto al Duomo nella primavera del 2006. L'economo della Curia, processato e alla fine assolto per il rogo, si andò a scegliere come avvocato Giuseppe Mussari, l'uomo più potente di Siena che da anni non frequentava più il foro e faceva il banchiere. David Taddei era l'amico più caro di Rossi e il suo testimone di nozze. Si erano conosciuti da giovani al giornale locale, Il Cittadino, famoso per aver pubblicato le liste dei massoni in città, e poi insieme avevano fondato la prima agenzia di comunicazione a Siena. Rossi, laureato in storia dell'arte, bravissimo a fare vignette e caricature, il suo primo incarico al Cittadino era di impaginatore, già ai tempi della scuola si era inventato direttore del giornale di Colleverde. Prima di tutto non sappiamo se David si è suicidato o se qualcuno lo ha suicidato. E anche della città non lo sappiamo, perché immaginare che Mussari da solo abbia deciso di comprare Antonveneta una mattina e
e la sera telefona a Botin del Santander e dice ti offrirei 9 miliardi, è impensabile, no? Ci hanno portato sull'orlo del precipizio. Qualsiasi sia la versione, la verità sulla storia di David, c'è una caduta improvvisa che non aveva dei segnali evidenti precedenti. Sicuramente, al di là della verità, sulla sua fine, era un fatto indubbiamente inatteso, così come la città è arrivata fino all'orlo del baratro senza avere segnali evidenti. Primo di tre figli, il padre funzionario MPS, David Rossi era un senese puro sangue, contradaiolo della Lupa, la contrada che si sviluppa intorno alla chiesa di San Rocco e a via Vallerozzi, dove abitavano i suoi nonni. La strada ripidissima che collega la centrale via Montanini, vicino alla banca, con Porta Ovile. L'appartenenza alla contrada per un senese non è un fatto di poco conto, è tutto. La contrada ha confini territoriali netti. Un patrimonio immobiliare, un priore che la guida e battezza i nuovi arrivati, un capitano che la comanda nei mesi del palio, un sacerdote che benedice il cavallo prima della corsa, una chiesa, un oratorio e un santo patrono, un museo che serve anche a custodire i pali vinti, una stalla, un inno, un motto, uno stemma, un giornalino, i colori. Fra contradaioli, protettori come si chiamano gli iscritti che pagano contributi volontari alla contrada, c'è un vincolo fortissimo che somiglia a quello massonico, con la differenza che non esiste nulla di segreto e tra loro ci sono anche le donne. Una di queste era stata fidanzata per 9 anni con Rossi. Il fratello si chiama Francesco Ciacci. Era all'incirca il 1983 quando per festeggiare Santa Caterina da Siena, mi ricordo che io ero tamburino per la mia contrada, per la Lupa, e Davide mi faceva da alfiere. Stavamo anche settimane insieme alla casa al mare, giù a Castiglione della Pescaia. Poi lui amava molto il mare, anche perché amava andare a fare pesca subacquea. Insomma, era un amante del mare, anche se amava la campagna, perché era una persona innanzitutto piaceva molto leggere, aveva quei suoi momenti appunto dove si isolava, ecco. Glauco Rosini alla Lupa è presidente della società, il ritrovo dei contradaioli con una seconda casa. Era un amico intimo di David. Lui era assolutamente a suo agio, frequentando la contrada, usciva la sera, portava il cane a passeggio, veniva, parlava con noi. Quando l'ha visto l'ultima volta? Circa 10-15 giorni prima della scomparsa era sicuramente provato dalla situazione, però noi sapevamo bene cosa era successo in famiglia, la malattia del babbo, la morte, i problemi del lavoro, per cui capivamo il momento che stava passando. Non avete chiesto di più. No, perché gli amici ascoltano. Con Marco Giannini, collega in MPS ma soprattutto amico d'infanzia, David condivideva anche l'amore per il Siena Calcio. David era un tifoso del Siena fin dai tempi in cui il Siena navigava nelle categorie più basse, tipo la Serie C o addirittura la Serie D. Lo seguivate insieme? Sì, si è fatto diverse trasferte. Mi ricordo anche ultimamente si era fatto l'abbonamento a un gradinata e c'era tutto il gruppettino che abitualmente si andava insieme e c'era anche lui. Rossi, già da giornalista, conosceva perfettamente tutti gli ingranaggi della città. Negli anni 90 era andato a fare l'addetto stampa al comune con l'ex sindaco Pierluigi Piccini. Per oltre un decennio il sindaco Podestà, come era stato ribattezzato l'uomo più potente e più carismatico di Siena a quell'epoca, malgrado venisse da fuori, da Roma, in una città che è da sempre attenta ai Natali dei suoi leader. Il disegnatore del Corriere della Sera, Emilio Giannelli, per simboleggiare il potere di Piccini, lo rappresentò in una vignetta in cui era uno e trino,
suo il volto del santo, del cavallo e del fantino del palio. Un avvocato romano mi ha detto: ma perché vi vigilate tante occasioni? Io, ma scusa, perché un'amica mia, dove il marito è ai miei servizi? Ma guarda, dice, devi indagare su alcune ville fra l'Aretino e il mare, i festini che facevano lì, perché la magistratura potrebbe anche aver abbuiato tutto, perché scoppia una bomba morale, non so se mi sostiene. Piccini ha fatto queste insinuazioni senza sapere di essere registrato dalle Iene. Il programma, con una serie di puntate e di rivelazioni mandate in onda dopo la seconda archiviazione, ha riportato alla ribalta il caso David Rossi, come si intitola anche il libro dedicato alla vicenda dal giornalista del Fatto Quotidiano Davide Vecchi, pubblicato lo scorso autunno. La Procura di Genova, competente per le ipotesi di reato che coinvolgono i magistrati senesi, ha aperto un'inchiesta per abuso d'ufficio dopo le dichiarazioni di Piccini. Finora le sue parole non hanno avuto riscontro. L'ex sindaco, che è stato interrogato e non intende tornare sui festini, anche perché è stato querelato dai pubblici ministeri toscani ed è indagato per diffamazione, non crede al suicidio di Rossi. Io penso che sia stato ucciso. Davide Rossi era il responsabile della comunicazione del terzo gruppo bancario italiano. E quando si ha responsabilità in quel modo ci sono molti amici, ma ci sono anche tanti nemici. Potrebbe aver pagato con la vita il fatto di aver detto a tutti: voglio andare a parlare con la procura? Sì, potrebbe essere, però voglio dire, di che cosa andava a parlare con la procura? Non ho minimamente idea. Certo che se ci fossero stati dei problemi, questo potrebbe aver scatenato qualcuno. La verità sulla fine di David Rossi è a Siena? È a Milano? A Roma? All'estero? Ma è una verità che per ora va cercata e quindi io credo che finché questa verità non verrà fuori, Davide Rossi rimarrà uno dei misteri italiani, e rimarrà, dico italiani, perché questo è un problema del paese, è un problema più vasto di un territorio come quello comunale o di un comune come Siena, di una città come Siena. Quella Siena che non tornerà più, che città era? È molto complesso dirlo perché il punto di caduta di questa città è alto. La città che ho conosciuto io quando sono venuto è una città che metteva la chiave nella toppa delle porte. È impossibile descriverla, che magari andava a sentire la commedia Rinnovati, e le signore andavano a farsi la conciatura dal parrucchiere prima di andare o si facevano i vestiti apposta per andare alla Chigiana. Era un mondo fortemente urbano ma fortemente collegato alle sue tradizioni. Oggi è stata depauperata anche di questo, cioè la senesità è diventata un fatto ideologico, non un fatto di vita, non un fatto di corpo, di gesto, di comportamenti. Prima era una cosa non scritta, era una cosa che veniva affrontata perché era così, perché si doveva fare in quel modo. Oggi è tutto mediato, purtroppo. Groviglio armonioso lo ha chiamato il capo della massoneria del Grande Oriente d'Italia, che a Siena conta 5 logge e 150 fratelli, ma erano sicuramente di più prima dello scandalo P2 e della pubblicazione degli elenchi nel 93 dopo l'inchiesta della procura di Palmi e del magistrato Cordova su Cappucci e Grembiulini. Il gran maestro Stefano Bisi, iscritto da quando aveva 24 anni alla loggia Montaperti, giornalista, ex direttore del Corriere di Siena, legato a Rossi e di più al banchiere Mussari, con l'espressione del groviglio voleva indicare quella commistione tra politica e finanza, partiti, banca e fondazione, il comune, l'università, la curia, un nodo di poteri e contrappesi forti che ha sempre governato Siena quando era ancora Siena Felix. I partiti nominavano i vertici del Monte Paschi, il Monte Paschi decideva chi avrebbe fatto il sindaco o il presidente della provincia. È un sistema che per secoli è andato avanti e che ha fatto crescere la comunità di Siena, ha fatto nascere una grande banca, una grande fondazione, un grande ospedale, una grande festa qual è il Palio di Siena. Questo era il groviglio armonioso, è andato avanti per secoli. Profumo, andando via da Siena, dalla banca, ha detto: io a Siena in MPS ho visto la massoneria. Lui ha detto che non si spiegava l'amicizia tra persone
Lui dice che non spiegava neanche le carriere di alcune persone. Bisognerebbe chiedere anche a lui chi ha fatto carriera e perché l'hanno fatta e perché devono essere massoni. Magari erano persone che si incontravano al circolo tennis o nella sezione di un partito, nei partiti che hanno ancora le sezioni, oppure nei circoli che forse anche Alessandro Profumo frequenta legittimamente. Ma quanto conta o quanto contava la massoneria a Siena? Nulla. Tutto si teneva nella città del Palio, dove a parlar male della senesità fino a poco tempo fa c'erano solo tra decine di querele i blogger, come l'eretico di Siena, che poi è un professore di scuola media, Raffaele Ascheri, e non a caso ha origini liguri. Il padre è di Ventimiglia. Lei ha detto il groviglio armonioso è come la Nutella. Si faceva spalmare e apprezzare in tutta la città, dobbiamo dire. Il barattolo della Nutella era la banca? Sì, sostanzialmente, sì, banca e fondazione, insomma, il discorso... Sì, MPS. MPS, e poi le fette di pane andavano dappertutto. Le fette di pane andavano, appunto, da tante parti. Politica. Politica, appunto, chiaramente il partito egemone è sempre stato il Partito Democratico. Ma anche l'opposizione. L'opposizione di centrodestra era un'opposizione in cui il dominus, il referente, era appunto Denis Verdini, capace di imporre lui le candidature a sindaco. Università? L'università anche è sempre stata molto molto vicina agli ambienti della politica, della politica locale. E sì. Poi la curia. E la curia. Purtroppo anche altri gangli, diciamo, del consenso sociale, per esempio a Siena, come molti sanno, c'è il Palio, ci sono le contrade, le 17 contrade, che formalmente sono un qualcosa di completamente autonomo dalla politica, eccetera, però di fatto a livello sostanziale, per gestire il consenso al meglio, anche le contrade avevano, in ogni contrada, veramente senza nessuna eccezione, c'era qualche pezzo grosso, diciamo, del partito, del groviglio armonioso, che aveva degli incarichi importanti, no? E questo ovviamente quando c'erano le elezioni, io credo che a Siena ci sia stato di fatto un voto di scambio sistematico, le clientele erano abbastanza chiare. Era il 2007 e Siena era ancora da bere quando Ascheri scrisse, come una Cassandra, La casta di Siena, un pamphlet che pestava sui poteri forti. Un avversario da sempre del sistema, il professor Ascheri, che non aveva simpatie per Rossi, quando quello era ancora in vita lo chiamava il genio della comunicazione MPS, ma una genialità, secondo Ascheri, pagata con fior di milioni in pubblicità. David Rossi era un ingranaggio importante, importantissimo. Su Siena città, a livello locale, proprio si era alla completa sudditanza nei confronti del Monte dei Paschi, nel senso che chi aveva solo il rischio di non avere più la pubblicità di MPS voleva dire probabilmente smettere. È per ragionamenti come questi che la famiglia, alcuni giornalisti locali dicono che lei, altri blogger, siete corresponsabili della sua morte. Il giorno dopo la morte, il Corriere di Siena, di cui era caporedattore Stefano Bisi, attualmente gran maestro del Grande Oriente d'Italia, quindi la prima carica nazionale di questo sodalizio massonico, praticamente adombrò che dietro al suicidio ci fosse in qualche modo il dispiacere per gli attacchi che da parte dei bloggers erano arrivati. A me sembrò subito un insulto all'intelligenza di David Rossi. Lei ha conosciuto David Rossi? L'ho conosciuto, è stato uno dei migliori manager italiani della comunicazione. Era un suo amico? Era un amico. Come Mussari? Anche Mussari, sì, amico. Erano massoni? No, assolutamente no. A Rocca Salimbeni, il palazzo di MPS, sono sempre stati rappresentati tutti, comune, provincia, chiesa, partiti, finché la banca andava, prima della crisi e prima che MPS comprasse Banca Antonveneta per 9 miliardi strapagandola al Banco Santander di Don Emilio Botin, il banchiere spagnolo vicino all'Opus Dei, che a sua volta l'aveva acquistata poco tempo prima dagli olandesi di ABN AMRO per 6 miliardi.
Un'operazione decisa da Botin e Mussari, ufficialmente con 3 telefonate. E Anton Veneta si portava in pancia, oltre al suo costo, debiti per 8 miliardi. Ma a Siena c'erano soldi per tutti, figurarsi per Botin. Il monte a Siena era il babbo, Babbo Monte, la mucchina da mungere. Latte e denari che piovevano sul territorio, 233 milioni di erogazioni nel 2008, l'anno record, quando già la crisi mordeva e Lehman Brothers falliva. Bruno Valentini è il sindaco di Siena, ma anche lui, come quasi tutti i capi della città, è cresciuto dentro la banca. Ci entrò più di 40 anni fa, per poi diventare funzionario e leader della Fisac CGL dei bancari del Montepaschi. Sistema banca e fondazione garantiva lavoro, risorse e erogazioni. Al comune arrivavano 25 milioni di euro all'anno, quindi non so quanti altri enti avrebbero resistito ad un taglio di risorse, dalla notte alla mattina, di un terzo della propria entrata. I soldi andavano solo al comune o andavano dappertutto? No, dappertutto. Dal Festival di Ravello della musica classica a produzione di libri, sponsorizzazione di eventi, anche di tipo sportivo, in tutta Italia. Al Forziere del Monte attingevano in tanti, Siena ovviamente più di altri, ma tutta Italia. A che serviva questo? Ma era un sistema anche per tenere favori, ma anche per fare iniziative culturali interessanti, e quindi il Monte e la Fondazione erano un centro di potere bipartisan. Ma anche un centro di potere per l'affermazione personale di chi lo dirigeva? Assolutamente. L'hanno usato in modo scriteriato per portare a termine, o tentare di portare a termine, ambizioni smisurate. Primo di tutti, Mussari. Rossi era un uomo che gestiva soldi. Aveva molti soldi, circa 50 milioni di euro, che erano di sponsorizzazioni, metà andavano sulle società sportive e l'altra metà a giornali e media locali e nazionali. Un totem per Siena, il Monte, che poteva pagare negli anni d'oro 2.000 euro al Circolo Arci Blue Train di San Gimignano per acquisto impianto audiofonico, 4.000 alla società Bocciofi da Salvador Allende, 3.000 al gruppo ciclistico Arvia di Asciano per rinnovo di abbigliamento sociale, 50.000 all'Accademia dei Fisiocritici per l'acquisto di una biblioteca botanica, 650.000 euro alle contrade, 150.000 al Circolo Tennis Orbetello, secondo un'intercettazione dell'ex premier Giuliano Amato. 2 miliardi di euro in 15 anni, ha calcolato nel 2011 l'ufficio studi della Fondazione MPS, i finanziamenti dell'ente sul territorio senese. Il 5% del PIL di tutta la provincia. Il Monte è Siena e i senesi sono il Monte, come ha spiegato Emilio Giannelli, il vignettista del Corriere della Sera, nella sua prima vita avvocato, ex capo dell'ufficio legale di MPS ed ex direttore generale della Fondazione. Siena, o meglio gli abitanti di Siena, si dividono in due categorie, chi lavora al monte e chi è in attesa di lavorare al monte. Però c'erano anche i pensionati del monte, quindi c'erano 3 categorie, lavoratori del Monte dei Paschi, pensionati del Monte dei Paschi e aspiranti lavoratori del Monte dei Paschi. Qui poi ci sono le vignette relative alla vita standard del senese, che a 6 anni comincia a giocare a barberi, che sono le palline colorate con i colori delle contrade, che a 15 anni entra Albandini, che era l'istituto tecnico che diplomava ragionieri e geometri, a 18 anni entra in piazza, cioè si veste nella propria contrada, nella comparsa, a 25 anni entra al Monte, poi diventa tifoso del Siena, diventa funzionario del Monte, a 55 anni ospite VIP del palazzetto e mega dirigente del Monte, a 65 anni pensionato del Monte e socio del Rotary. Io devo dire la verità, con tutto l'affetto che ho per la città e per il Monte dei Paschi, era un babbo che molte le volte viziava anche i figli, nel senso che con la presenza di un Monte dei Paschi così munifico e così diciamo anche rispettoso delle tradizioni, ma anche che incoraggiava tutte le attività, se si finiva che il senese si adagiava sul contributo del Monte dei Paschi. David Rossi, negli anni 2000, lascia Piccini per trasformarsi nel braccio destro dell'uomo che in quel decennio diventerà, tra Fondazione e Banca MPS, il re, il Dominus di Siena, Giuseppe Mussari. Avvocato penalista e banchiere, arrivato da Catanzaro a Siena da ragazzo per studiare legge dopo un lutto,
la morte di una fidanzata dell'epoca, nella FIGC ai tempi dell'università, sponsorizzatissimo dal Partito Democratico che a Siena ha sempre vinto le elezioni anche con il 60% dei voti, come alle ultime europee. Ma Mussari era gradito pure all'ex ministro Tremonti, a Comunione e Liberazione, che lo inviterà al meeting di Rimini e, ha scritto il Fatto Quotidiano, a poteri forti e fortissimi. Un banchiere alla moda, Belli Capelli lo chiamavano in città. Mussari, quando già tutto stava crollando, lanciò pure una collezione di moda con le felpe e le polo con la scritta 1472, così come l'etichetta di vino rosso, perché la data di fondazione della banca doveva diventare un brand. Noi stiamo facendo un grande lavoro per questo paese, con grandi difficoltà, ma lo stiamo facendo. La sua storia a Siena sembrava così di successo che lo nominarono, lui che era uomo di legge e non di finanza, alla presidenza dell'ABI, l'associazione bancaria, e da lì, nell'estate bollente dello spread, quella del 2011, l'ultima prima della caduta di Berlusconi, firmerà con banche, imprese e sindacati una nota che chiedeva al governo un patto per la crescita e discontinuità, in sintesi, le dimissioni. Mussari fu introdotto nella Siena che conta da un editore della TV, telecronista del Palio, conosciutissimo in città, Franco Masoni, che all'epoca dell'università lo ospitò in casa sua. Mussari sposerà l'ex moglie di Masoni, Luisa Stasi. Ma com'è possibile che in una città dove conta così tanto la senesità uno studente calabrese diventi il re? Ma lui è uno che era del Partito Democratico, è uno che ha cavalcato la politica. Post Mani Pulite tutto il controllo della città era sul partito di sinistra, per cui significa se uno apparteneva a quell'area, a quello schieramento, aveva possibilità di muoversi, aveva possibilità di fare tante cose. E lì si arriva alla fine del mandato di Pierluigi Piccini, che anche lui appartenente al Partito Democratico poi è uscito, che pensava di fare il presidente della fondazione. Poi c'è stata, e questa lo sa solo quel signore che sta lassù, questa lettera di Visco che suggeriva che chi aveva nominato di non essere nominato se stesso, per cui diventava estraneo. Allora a quel punto scade questa ipotesi su Piccini, presidente della fondazione Monte dei Paschi di Siena, e dal cilindro del Partito Democratico esce Giuseppe Mussari e fa il presidente della fondazione. Mussari sceglie Rossi, che è senese, ha lavorato in comune e con Piccini, e gli serve per accreditarsi in quel mondo, così come compra il cavallo più forte di tutti, questo, Jad El Menir, un mezzosangue anglo-arabo per vincere la cosa più senese di tutte, il Palio, la corsa di 1:15 che si svolge due volte l'anno, il 2 luglio e il 16 agosto. L'evento intorno al quale gira tutta la vita di Siena, alleanze e inimicizie. Si è disposti a tutto per vincere o per far perdere il proprio nemico, e se c'è un fantino o una contrada da punire per comportamento scorretto, a Siena è la giunta comunale che decreta squalifiche e deferimenti. Nel 2017 è successo al fantino dell'Oca. Mentre la magistratura ha rinviato a giudizio 68 contravaglioli per rissa e rissa aggravata in piazza, e la città si è ribellata. Piazza del Campo, nei giorni del Palio, è considerata una repubblica autonoma, extraterritoriale, e quattro contrade in segno di protesta contro i giudici hanno deciso un atto dirompente. Non partecipare al corteo storico verso il Duomo che il 1 dicembre, per la festa di Sant'Ansano, patrono di Siena, apre l'anno con Travaiolo. Jad El Menir, il cavallo di Mussari, era troppo forte. È stato escluso dalle gare per manifesta superiorità. Riposa il suo passato di gloria nella scuderia di Andrea Coghe, nome di battaglia Tempesta, fantino figlio di Fantino Sardo. Ha corso due pali per la contrada della Selva e ovviamente sogna di vincere, come riuscì per tre volte a suo padre Massimo.
cavalcano senza sella i fantini del palio, con il nervo di bue in mano per frustare il proprio cavallo, ma anche quello degli altri e i loro avversari. Idolatrati come divi o condottieri, ma anche odiati perché alla fine sono soldati di ventura più che capitani coraggiosi, mercenari, possono cambiare contratto da un anno all'altro, fanno accordi, qualche volta tradiscono e, se scoperti o considerati troppo molli nel campo, finiscono pestati come l'uva dai loro stessi contradaglioli a rischio delle ossa. Ognuno ha un mentore. Non è un segreto che Mussari venga a cavalcare qua, l'ha incoraggiata, l'ha... Ma guarda, cavalcate insieme. Io con Giuseppe ho un ottimo rapporto, per me è sempre stato un amico prima e lo è tuttora. Ai cavalli qua, quando viene regolarmente a montare a cavallo, montiamo a cavallo insieme, è un amico e come tale mi dà dei consigli dal punto di vista umano, ecco. Risponderà alle domande dei magistrati? Risponderà oggi Attenzione, attenzione, fate male, attenzione. Un sovrano straniero, Mussari, nella città dove la cosa che conta di più è essere senesi, diventato il simbolo della caduta di Siena, capro espiatorio o icona del male a cui far pagare con un lancio di monetine tipo Craxi all'Hotel Raphael le spericolate manovre di finanza che hanno affondato MPS, una delle banche più liquide del mondo. L'acquisto di Banca Antonveneta e la ristrutturazione di titoli derivati con contratti capestro con la Banca Nomura e Deutsche Bank. Possiamo fare di Antonveneta una storia di successo. Secondo noi potrà arrivare a 700 milioni di euro di utile, diceva Mussari per commentare l'operazione che avrebbe portato al disastro. Per risanare i conti di MPS e salvare il salvabile, nel 2012 dalla Popolare di Romagna era stato mandato a Siena come amministratore delegato Fabrizio Viola, praticamente un commissario della banca, insieme al presidente Alessandro Profumo, che arriverà poco più tardi. Un finale da montagne russe bancarie. Nel 2008, quando Fondazione MPS aveva ancora il 51% delle azioni della banca, possedeva un patrimonio di 12 miliardi, ridotto in 8 anni a 550 milioni, con una perdita del 94%. Adesso la quota della Fondazione dentro MPS è da prefisso telefonico di Milano, pochi spiccioli, il prezzo di un monolocale a Siena. Un'operazione che può essere stata un'operazione pacco, cioè praticamente una situazione di una banca che aveva al suo interno grossi anche debiti, grossi problemi, viene spinta nelle mani del Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi decide l'acquisto a una cifra che tutti ormai ricordiamo che fu anche, cioè si faceva, era anche difficile fare una moltiplicazione, tradurla in lire italiane, cioè 9 miliardi di euro. Viene fatto l'acquisto e da lì inizia il dramma della nostra banca, della città, di tutti i problemi, compreso poi il lutto e quella la parte brutta, molto anche forte se vogliamo sotto certi profili, della morte di Davide Rossi. Aveva centinaia di amici e migliaia di lacchè il re Mussari. Da anni, dopo la caduta, non si fa più vedere in giro e gliene restano quanti si possono contare sulle dita di due mani, come forse più di tutti il Fantino Aceto, Andrea De Gortes, il Maradona del Palio. Nessuno ne ha vinti come lui, 14. Questo è l'ultimo, la sua consacrazione, nella telecronaca di Franco Masoni. E in testa la Pantera, ci portiamo al secondo San Martino, con in testa la Pantera, seconda all'Aquila, terzi gli Scossi, ed eccoci nuovamente al... ed è l'Aquila che prende la prima posizione. Aceto con galleggiante si porta al secondo Casato a un grosso distacco con l'immediato inseguitore, ed ecco l'Aquila che sta andando verso San Martino, e in testa all'Aquila segue lo Scosso del Montone, terzo all'Istrice, quarto Bruco Civetta, ultimo San Martino con galleggiante e Aceto che si stanno portando all'ultimo Casato, ed ecco che l'Aquila viene a vincere il Palio del 2 luglio 1992, ha vinto l'Aquila, l'Aquila con Aceto entra nella leggenda del Palio. Aceto, 14 vittorie, un record veramente, ha dimostrato oggi pomeriggio che il vecchio leone ha ruggito nuovamente. Per anni Aceto e Mussari sono stati insieme, con i cavalli, nelle campagne di Asciano.
ma Mussari è molto legato anche al figlio del Fantino, Antonio De Gortes, detto Acetello, imprenditore, patron di un locale di successo come la Capannina di Castiglion della Pescaglia, negozi di outlet in Toscana e in Albania, una linea di profumi alle Canarie, fondatore del primo club a Siena di Forza Italia, per la quale fece il capogruppo in provincia, incarichi in Confindustria, ma soprattutto, negli anni di Mussari, un posto nei consigli d'amministrazione di diverse società controllate da MPS, anche a Parigi. Quando sono stato nominato nel primo consiglio di amministrazione del Monte Paschi, Mussari non era presidente del Monte dei Paschi. Quando Mussari faceva lo studente all'Università di Siena, si stava laureando, io facevo già il presidente dei giovani imprenditori a Siena. Perciò volevo dire, certo, poi quando uno deve scegliere dei collaboratori e sei presidente, è probabile che scelga persone che già conosce e di cui si fida. Il locale di punta di De Gortes è il Mille Vini, dentro la Fortezza Medicea di Siena e dentro Enoteca Italiana. L'Enoteca a Siena ha avuto finanziamenti e contributi da MPS. De Gortes è stato indagato 3 volte, anche storie in cui si sospettavano favori e speculazioni immobiliari, ma non ha condanne. Processato e assolto per turbativa d'asta, perché, secondo l'accusa della procura, poi caduta nella sentenza, aveva manovrato per ottenere l'affidamento del Mille Vini. De Gortes Junior era uno degli uomini del gruppo della birreria, considerata negli atti giudiziari una lobby politico-imprenditoriale che reggeva la città, o quantomeno voleva reggerla. Io ero tra gli artefici di questo gruppo della birreria, con Davide, che non è mai stato iscritto al gruppo della birreria, ma che non era... Ma perché c'era un'iscrizione nella tessera? Sì, perché era un'associazione culturale che non si chiamava gruppo della birreria, si chiamava Associazione per Siena. Poi, siccome ci riunivamo alla birreria di Piazza del Campo, spesso e volentieri, è stato denominato da altri il gruppo della birreria. Noi ci siamo riuniti varie volte perché si doveva fare una lista civica, cioè il gruppo della birreria nasce un anno prima delle elezioni comunali a Siena. Il riferimento politico la gente lo vedeva vicino, una lista vicina a Giuseppe Mussari. La birreria era in Piazza del Campo, con alle spalle Palazzo Sansedoni, dove sta la Fondazione MPS, e di fronte al Palazzo del Popolo, la sede del comune, che il gruppo pensava di scalare. Anche David Rossi e Giuseppe Mussari erano nel gruppo della birreria, come si capisce dalla testimonianza ai pubblici ministeri del funzionario di MPS Bernardo Mingrone, che poi è quello che la sera della morte di David chiamò il 118. Così Mingrone ha ricostruito con gli inquirenti la cena di lavoro voluta la sera del 28 febbraio dall'allora presidente di MPS Profumo. Rossi era stato perquisito una settimana prima e sarebbe morto una settimana dopo. L'oggetto principale della discussione fu proprio il suo stato di malessere in virtù della perquisizione che aveva subito giorni addietro. Lo stesso ebbe infatti a rappresentare la sua ansia nel non comprendere le ragioni che avevano condotto l'autorità giudiziaria a effettuare tale perquisizione. A un certo punto Rossi disse: «Evidentemente ho fatto qualcosa di sbagliato». La mia percezione del momento fu che si riferisse a probabili errori di valutazione e o di opportunità nell'ambito dei rapporti mantenuti con l'ex presidente Mussari. Nella serata fece anche un riferimento generico a una notizia stampa afferente a un gruppo, a me sconosciuto, della birreria, che a quel punto, ho capito, lui aveva frequentato insieme all'ex presidente Mussari, ma della cui frequentazione a quel punto si rammaricava. Il proprietario della birreria, che ora ha venduto il locale a uno storico marchio di Siena, è un ex assessore socialista ai lavori pubblici al tempo della Prima Repubblica, ex consigliere d'amministrazione del Siena Calcio. Si chiama Andrea Bellandi. Lui, in quella, francamente, nell'ultimo periodo non era molto lucido, purtroppo. Che vuol dire? Che non dava segni di equilibrio mentale, quindi... Può aver detto qualunque cosa, ma non era nelle condizioni. Uno fa una cena con l'amministratore delegato della banca, col presidente della banca, poi guardi, ci dice... Ha detto tante fesserie in quel periodo, Davide. Purtroppo poi ha fatto una scelta che l'ha portato alla morte, ma che in questo contesto non è assolutamente in relazione con quello che poteva essere il gruppo della birreria. Io l'ho incrociato qualche giorno prima e ci siamo trovati quasi di fronte e non mi ha quasi riconosciuto. L'ho fermata, si è parlato un po', gli ho detto andiamo a prendere un caffè e era a disagio. Si sentiva abbraccato, controllato. Uno che mi dicono aveva pronta la valigia per magari se lo arrestavano. Si leggeva chiaramente dai suoi occhi.
era uno spento. Spento? Spento. Lo stesso ex presidente di MPS Profumo ha confermato alla procura le preoccupazioni di Rossi. Temeva in particolare di poter subire delle conseguenze penali dalle indagini in corso e mostrava preoccupazione di essere addirittura arrestato. Legava tali sue preoccupazioni alla circostanza di aver frequentato, anche recentemente, il cosiddetto gruppo della birreria di cui si parla nelle cronache locali. Davide non parlava quasi mai di questioni di lavoro in famiglia. Le poche cose che ha detto ultimamente, quando c'era poi dei problemi in Monte dei Paschi, lui ha detto solamente che io mi preoccupo perché ora c'è più lavoro e le persone parlano male del Monte dei Paschi, e più che altro dice ora mi sono ritrovato nella condizione di fare dei comunicati contro i precedenti vertici. Quindi a me, che mi ha portato qui Mussari nella precedente gestione, ora mi ritrovo a dover parlare male di loro, e lui era rammaricato per questo. La caduta del sistema Siena, a lui senese, e il fatto di essere additato come il braccio destro portavoce dell'uomo del disastro della città lo facevano soffrire. Se pensiamo all'ipotesi del suicidio, io mi son dato una spiegazione in quei giorni, e lui non avesse voluto assistere a tutto ciò che sarebbe successo dopo, ovvero sia a un linciaggio della persona, al fatto di essere considerato uno di coloro che ha affossato la città, la sua città. E capisco che può sembrare molto poco, per un senese vero può essere sufficiente, soprattutto rendendosi conto di essere stato dalla parte sbagliata della barricata. Questo può aver mosso delle corde che lo hanno portato a tanto. C'è un uomo morto, disteso in terra come David Rossi dopo la sua caduta dalla finestra di MPS, negli affreschi che i nove, gli ottimati che governavano Siena nel 300, affidarono ad Ambrogio Lorenzetti per abbellire la sala in cui ricevevano gli ospiti a Palazzo del Popolo. Sta sulla parete del cattivo governo, dominata dalla tirannide, che come consiglieri tiene i vizi, e contrapposta al buon governo, dove tutto è in concordia. La giustizia passa le cime della sua corda alla sapienza, che attraverso un gruppo di cittadini arrivano al governo, un vecchio saggio con la barba bianca. Siena come deve essere e come rischiava di diventare 700 anni dopo, con una banca sull'orlo del fallimento e un comune praticamente da commissariare per i buchi di bilancio. Nessuno si salvava in quell'epoca in città. Non solo MPS, Mussari e il vecchio gruppo dirigente della banca. Crollava un mondo. Arrestato e mandato ai domiciliari anche il re del basket di Siena e della Mens Sana, coi suoi 7 scudetti consecutivi, Ferdinando Minucci, l'unico della casta senese, se si esclude l'ex capo area finanza MPS Gianluca Baldassarri, che però è romagnolo, a conoscere l'onta delle manette. Ex dipendente di MPS, poi editore televisivo, Minucci sta alla pallacanestro come Mussari sta al mondo delle banche. Vinse tutto a Siena, fu eletto miglior dirigente della Serie A, e poi andò a fare il presidente della Lega Basket. Ferdinando Minucci, l'artefice dietro le quinte, lo abbiamo detto tante volte, di questa straordinaria epopea di Siena. Montepaschi Siena, 6° scudetto consecutivo, il 7° complessivo della sua stagione. Ma quando i quattrini del Monte non sono più arrivati, la Mensana è fallita. Le hanno tolto coppe e scudetti a tavolino, e a Minucci, lo scorso dicembre, il giudice ha rifiutato pure la proposta di patteggiamento a 4 anni, troppo poco, ed è finito a processo nella stessa inchiesta in cui ha indagato il gran maestro Stefano Bisi, con l'accusa di ricettazione e di aver ricevuto un appannaggio di 5.000 euro al mese da Minucci. Certo, forse fa piacere vedere una città che per secoli è stata un esempio di buon governo, un esempio
di rettitudine, un esempio di convivenza civile, di sicurezza al massimo. Forse fa piacere oggi vedere che questa città di provincia, che è stata appunto per secoli di esempio per tanti altri, ha una qualche difficoltà, ma si riprende e si riprenderà. Ma a chi fa piacere? A chi è invidioso, a chi è geloso e chi ha vissuto una fase di questa, della vita di questa città che era capace di fare da sola quello che altre città anche più grandi non erano capaci di fare. Fallita anche la squadra di calcio, dopo le sponsorizzazioni da 7-8 milioni di euro l'anno, più di quanto Wind dava alla Roma e 10 volte quello che il Lecce prendeva da Banca Apulia. Così il Siena era riuscito a salire dalla Serie C alla Serie A, per poi affondare appena il nuovo management di MPS aveva chiuso la cassa. Mario Beretta adesso guida il settore giovanile del Cagliari, ma a Siena è stato allenatore in più epoche. Lei fa l'allenatore a Siena in due epoche diverse. Comincia nel 2006, nell'epoca d'oro, quando Mussari arriva al vertice della banca, e poi ritorna 2012-2013, quando Mussari non c'è più, non c'è più MPS. C'è un mondo di differenza in mezzo. Che succede? No, è che semplicemente i primi due anni che sono stato lì, quindi in Serie A, Monte dei Paschi era sponsor, ed era uno sponsor molto importante, importante anche dal punto di vista proprio di quello che dava al club, era credo il quarto o quinto sponsor della Serie A. Chiaramente è totalmente diversa la situazione quando poi sono tornato, che era il Siena in Serie B e non c'era più Monte dei Paschi, non era più sponsor della squadra. È chiaro che venendo a mancare anche un contributo importante dal punto di vista economico, non era assolutamente semplice per il club poter tirare avanti. Un paio di volte che ci siamo trovati direttamente al campo era per sensibilizzare un po', soprattutto anche in funzione del fatto che era il momento in cui gli stipendi non venivano pagati. Lei avanza, deve avere ancora soldi dal Siena? Beh, dall'ultimo fallimento, dal fallimento del Siena, sì, siamo tutti indietro di 6 stipendi. Praticamente abbiamo preso i primi 6, non presi gli ultimi 6. Quanto sentiva su di sé David Rossi, il giornalista che per un ventennio era stato sempre vicino al potere, le colpe di quello che era accaduto? Siena brucia, come il titolo del libro del giornalista David Allegranti. Il 19 febbraio i pubblici ministeri titolari dell'inchiesta sul disastro MPS avevano mandato la Guardia di Finanza nell'ufficio e a casa di Rossi, in via Garibaldi, per una perquisizione. David non era indagato. La procura, attraverso di lui, contava di trovare documenti per incastrare Mussari. L'ex amministratore delegato di Montepaschi, Fabrizio Viola, finora non ha mai rilasciato interviste sulla morte del capo della comunicazione del Monte. Toccò a lei informare Rossi che c'era la Guardia di Finanza in ufficio e che avrebbe dovuto perquisire la sua stanza e la sua casa. Come reagì? Sbiancò in volto e da quel giorno il comportamento di Davide cambiò. Cosa le diceva? Ma in più di un'occasione mi manifestò preoccupazione per l'esito di queste perquisizioni, anche se oggettivamente ancora oggi non conosco l'oggetto di queste perquisizioni. Però sicuramente in più di un'occasione si preoccupò che queste perquisizioni potessero portare all'individuazione di qualche responsabilità di natura penale da parte sua. Rossi non riusciva a capire cosa volessero da lui magistrati e finanzieri. E a parenti, amici, colleghi, ripeteva continuamente: ma io che c'entro? Carolina Orlandi è la figlia del primo matrimonio di Antonella Tognazzi. Aveva 6 anni quando sua madre si era messa insieme con Rossi. Sicuramente lui non capiva perché fossero arrivati fino a casa nostra, questo non lo comprendeva, quindi per la prima volta abbiamo visto un David preoccupato, cosa che io ho sempre visto David come la persona più integra del mondo, quindi non capivo questo suo comportamento. Sicuramente era molto stressato a livello lavorativo, ma con il passare dei giorni
aumentava questo suo senso di insicurezza, si guardava sempre intorno, guardava fuori dalla terrazza, si sentiva come braccato in un certo senso. Il 5 marzo del 2013 eravamo a cena io e David, perché mia madre appunto era malata a letto, e ho notato questi piccoli taglietti sull'avambraccio, al che appunto mi sono spaventata perché sapevo che David in quei giorni era particolarmente preoccupato. Quindi un po' la mia parte bambina è corsa da fine cena, è corsa da mia madre a dirle: ma l'hai visto i tagli nel braccio di David che ha fatto? David ha cercato di dare una spiegazione plausibile, dopo un po' appunto ha detto: sai com'è, che per tornare alla realtà a volte bisogna sentire dolore. E mi ha detto: vieni, ti faccio un disegno. Io in quel momento pensavo veramente che volesse farmi un disegno, pensavo che un po' volesse fare un po' come si fa con i bambini, no? Per togliergli dalla testa una brutta scena. E l'ho seguito, siamo arrivati nel soggiorno, lui ha preso uno dei suoi blocchi su cui faceva questi bozzetti, lui dipingeva, disegnava, e mi ha scritto: non parlare di questa cosa né fuori né in casa. E io sono rimasta un po' così, nel senso di cosa non dovevo parlare, no? E gli ho scritto: non l'ho mai fatto, ma ci sono le cimici. Lui mi ha annuito e poi se n'è andato. Poi era successo un altro fatto che aveva inquietato Rossi. Stressato da mesi per la malattia e la morte a novembre del padre, oltre che ovviamente per la situazione di MPS, i nuovi vertici della banca gli avevano confermato la fiducia. Tuttavia David temeva che i suoi superiori non si fidassero di lui e lo incolpassero per lo scoop del Sole 24 Ore che il 1 marzo, quindi 5 giorni prima della morte di Rossi, aveva pubblicato la notizia riservata dell'azione di responsabilità di MPS contro l'ex presidente Mussari, l'ex direttore generale Vigni e le due banche straniere Deutsche Bank e Nomura. Una richiesta di risarcimento da oltre 2 miliardi di euro per le operazioni sui derivati Alexandria e Santorini. Io personalmente non ho mai sospettato di lui. Quell'operazione era stata gestita con grande riservatezza da parte nostra per ovvi motivi, quindi la riservatezza è stata nei confronti di tutti, compreso anche di Davide Rossi. Devo dire che poi le indagini su quella fuga di notizie hanno confermato che Davide Rossi non c'entrava niente. Le veniva a chiedere se il suo posto di lavoro era a rischio? Un paio di volte è venuto a chiedermelo e devo dire che ho risposto anche in modo abbastanza stizzito, anche perché in quel periodo, mese di febbraio, decisi di inserirlo nel comitato di direzione. E, a mio avviso, questa è stata una decisione che da sola confermava la fiducia che io avevo nei suoi confronti. Era angosciato Rossi, in paranoia. Si sentiva il fiato della procura sul collo e stava pensando di anticipare i magistrati presentandosi spontaneamente da loro. Per questo aveva deciso di chiedere aiuto all'amministratore delegato Viola. Rossi e Viola, che in quei giorni era in vacanza con la famiglia a Dubai, si scambiano delle mail il 4 marzo. Per molti, in quella corrispondenza, c'è la soluzione del caso. Certo che quelle mail rilette dopo rappresentano un fortissimo grido d'aiuto. Sì, però vanno anche contestualizzate, in uno scambio di altre mail, in telefonate, nell'ambito del quale francamente io ho avuto modo di interloquire con Rossi su materie anche di lavoro, dove questo tipo di grido d'aiuto non risultava assolutamente. Il 4 marzo, 2 giorni prima della sua morte, durante una corrispondenza mail per decidere come replicare a un servizio televisivo sui mutui di Prato, alle 10:13 Rossi scrive a Viola: «Help, aiuto, stasera mi suicido sul serio, aiutatemi». Come è possibile che lei abbia ignorato quella mail? In quel periodo ero in vacanza a Dubai e tra l'altro c'è stato un periodo in cui ho avuto delle difficoltà di ricezione della posta. Tra l'altro la mia posta veniva letta dalla segreteria, e di conseguenza devo dire il fatto che io non leggessi immediatamente tutte le mail non era un fatto che onestamente mi preoccupasse. Ma la sua segretaria ha detto di aver visto la mail soltanto dopo che era stata aperta, quindi lei l'aveva letta? Francamente non mi ricordo questo aspetto, quindi se la segretaria dichiara questo avrà le sue buone ragioni di farlo. Tenga conto che quando una persona riceve decine e decine e decine di mail ci sono anche dei meccanismi di apertura
quasi automatica. Lo scambio nel corso della stessa giornata prosegue. Ti posso mandare una mail su quel tema di stamani? È urgente, domani potrebbe già essere troppo tardi. Viola dice a Rossi di scrivergli. David si spiega. Ho bisogno di un contatto con questi signori, perché temo che mi abbiano male inquadrato come elemento di un sistema e di un giro sbagliati. Avendo lavorato con tutti, sono perfettamente in grado di ricostruire gli scenari, se è quello che cercano. Però vorrei garanzia di non essere travolto da questa cosa. Per questo lo devo fare subito, prima di domani. Non ho contatti con loro, ma lo farei molto volentieri se questo può servire a tutti. Mi puoi aiutare? Ho lavorato con Piccini, Mussari, Comune, Fondazione, Banca. Magari gli chiarisco parecchie cose, se so cosa gli serve. L'avrei fatto anche prima, ma nessuno me lo ha chiesto. Rossi le chiedeva una mano proprio perché voleva andare a parlare con i magistrati. Lei collaborava con la procura, quindi aveva già un certo rapporto. Avrebbe potuto aiutarlo, invece appunto gli scrisse: ho riflettuto, la cosa migliore è che alzi il telefono e ci parli. Io penso che se mi fossi mosso io avrei messo in cattiva luce Davide Rossi, nel senso che su un argomento così delicato era importante che lui alzasse il telefono e parlasse direttamente, perché qualsiasi altra iniziativa poteva essere malinterpretata dagli stessi procuratori. Alla fine Rossi sembra sollevato. In effetti, ripensandoci, sembro pazzo a farmi tutti questi problemi. Scusa la rottura. Forse se lei avesse affrontato questa situazione in modo diverso, le cose sarebbero andate diversamente. In fondo lei lo vedeva ogni giorno. Devo confessare che il mio cruccio, quello di pensare che ci fosse qualcosa da fare che non l'ho fatto, ma se non l'ho fatto ovviamente non l'ho fatto per cattiva volontà, ma perché queste cose sono molto complesse e non è facile. Ha mai pensato che non sia stato un suicidio? Francamente no, e non l'ho pensato né nel mio intimo né dopo aver letto le risultanze delle indagini eseguite dai procuratori della Repubblica. La cosa che mi ha colpito è stata anche leggere sulla sentenza di archiviazione il fatto che Davide Rossi nella sua sfera privata aveva evidenziato profonde manifestazioni di disagio. Ai funerali Viola si rivolge a David un'ultima volta. Caro David, perché non mi hai ascoltato? I problemi insieme li avremmo risolti, ma a questo punto ti prometto che farò di tutto per onorare la tua memoria. Un abbraccio forte, Fabrizio. Quelle mail a Viola "stasera mi ammazzo", per esempio, per il Davide che conoscevo io, è una cosa impensabile. Cioè che lui, una persona riservata in quel modo, che va a chiedere aiuto ad un suo superiore sul lavoro, che fra l'altro conosce da pochi mesi, per me resta ancora un fatto inspiegabile. Quella è stata la sua condanna a morte, si dice a Siena. Cioè, se uno in genere vuole, è un'ingenuità, perché se uno vuole andare a parlare con magistrati, non lo dice, lo fa. Quindi dirlo, scriverlo, come si sa, poi le mail indirizzate all'amministratore delegato Viola le leggevano in più persone, beh, chiaro che la cosa è diventata di dominio pubblico. Non fa bene proprio alla salute andare a dire a destra e a sinistra voglio andare a parlare come magistrato. Quali sono le cose che Rossi pensava di poter raccontare con grande fretta ai pubblici ministeri? Si è parlato di viaggi in Svizzera e si è detto che avesse un ufficio persino al Ministero dell'Interno, tutte notizie smentite ufficialmente. Agli atti c'è anche la storia di una valigetta che David aveva con sé di ritorno da Roma. L'aveva portata in ospedale, dove il padre era ricoverato. La realtà è che è la classica bolla di sapone, no? Che fa notizia, ma lui era lì con una valigetta, una valigia da lavoro. E quindi cosa c'è di strano in tutto questo? Poi alcuni ci hanno fantasticato sopra, supponendo che ci fosse dei documenti o addirittura dei soldi dentro. Allora io voglio dire a chi fa queste strane supposizioni, no? Siccome mio fratello è una persona estremamente logica, perché doveva portare in ospedale una valigetta piena di documenti importanti? L'avrebbe sicuramente portata al Monte dei Paschi o a chi doveva consegnarla prima di venire in ospedale.
Della valigetta Ranieri aveva parlato all'avvocato della cognata, Luca Goracci. L'ipotesi di David Rossi spallone con la Svizzera è azzardata? Può essere azzardata. Il termine riciclaggio affiora qua e là di continuo. Io l'ho sempre ritenuto un'ipotesi di depistaggio. Quando lei mi ha chiesto del riciclaggio, non è che sottovaluto certe ipotesi o d'altre, diciamo che mi mancano elementi di riferimento precisi all'ipotesi del riciclaggio, come tutte le ipotesi non sono però da scartare. Andava spesso a Lugano David Rossi? Ma non così frequente. Il 6 marzo a Siena piove. È l'ultimo giorno di vita di David Rossi. La sera prima la figlia di Antonella, sua moglie, gli ha trovato quei tagli sulle braccia. Antonella sta male, a letto, ha la polmonite. Non si può prendere cura di David. Sa che il marito non sembra in sé. Per questo alle 8:30, appena lui esce per andare in banca, chiama piangendo il fratello di lui, Ranieri, per chiedergli di parlarci al più presto. Ranieri deve aspettare. Il fratello al mattino è impegnato con Carla Ciani, la mental coach che Viola e Profumo hanno assunto per motivare i dirigenti di MPS. Lo stato psichico di Rossi preoccupa la dottoressa. Questo è quello che Carla Ciani ha dichiarato ai magistrati. Disse che era un momento in cui gli stava cadendo addosso il mondo, perché c'erano tante cose che gli erano accadute allo stesso momento. La morte del padre, la crisi del monte, lo stato di salute della moglie e le perquisizioni da lui subite in ufficio e nell'abitazione. Insomma, lui si sentiva dentro una serie di situazioni negative che non riusciva a gestire. Si sentiva quasi il senso di disgrazia imminente. Questo era fortissimo, tant'è che usava espressioni quali «ho paura che mi possano arrestare», «ho paura di perdere il lavoro», come se accusato di qualcosa automaticamente perdesse il lavoro. A me ha dato l'impressione che perso il lavoro avrebbe perso tutto, avrebbe perso se stesso, proprio perché non c'era in lui un distacco tra vita privata e vita lavorativa, quasi che il suo ruolo professionale fosse tutta la sua vita. Lui mi continuava a dire di aver fatto delle cavolate, ma l'unica cavolata rappresentatami come tale è stata questa mail scritta a Viola. David finisce l'incontro con la psicologa alle 14:30 e chiama il fratello. Se non hai già mangiato, pranziamo insieme? Ranieri va a prenderlo in macchina. Passeranno insieme un'ora in questo snack bar. La cosa più strana di quel viaggio è che lui guardava in continuazione gli specchietti, come se temesse di essere seguito. Si preoccupava che qualcuno lo seguisse. Io l'ho un po' notato, ho detto non riesco a capire perché, però tutto è possibile. Siamo andati al ristorante, anche al ristorante lui mi continuò a dirmi parla piano, come se temesse di essere ascoltato. Lui mi ha detto un amico mi ha tradito e ho fatto una cavolata. Ma lei non gli ha chiesto chi è questo amico e qual è la cavolata che hai fatto? Io no, ovviamente non gliel'ho chiesto perché sapevo benissimo che lui è una persona riservata. Non me l'avrebbe mai detto. E poi comunque non me l'avrebbe detto lì, che lui si guardava intorno e pensava di essere seguito o ascoltato. Alle 16:40 Ranieri lascia il fratello sotto casa, in via Garibaldi, e gli raccomanda di andare a tranquillizzare la moglie. Lui sale a salutarla, torna giù e percorre per l'ultima volta i 500 metri tra la sua abitazione e l'ufficio. L'ultima persona che lo vede in vita è una collega, alle 18. Ha dovuto chiamarlo 3 volte per farsi ricevere. Alle prime 2 telefonate non ha risposto. Alle 19:02 Antonella sente David per l'ultima volta. Lei lo aspetta per una iniezione. Rossi la rassicura. Le dice che sta arrivando. Ha anche chiamato la madre per confermarle che passerà a prendere le polpette da portare a casa per cena. Alle 19:10 Antonella gli ritelefona per dirgli di passare anche dalla farmacia. Lui non risponde. Lei allora gli manda un SMS. Dove sei? Poi lo richiama ancora, ma è inutile. Quindi gli scrive: mi stai terrorizzando, dove sei?
quei messaggi non verranno nemmeno letti. Tra le 19.20 e le 19.30, la collega di Rossi, Chiara Galgani, percorre il corridoio del terzo piano di Rocca Salimbeni, passa davanti all'ufficio di David e vede la porta chiusa. Mezz'ora più tardi, verso le 20, prima che si sappia della fine di David Rossi, un'altra collega, Lorenza Bondi, troverà la porta aperta. Antonella, intanto, alle 19.40, contatta il capo segreteria di David, Giancarlo Filippone. Filippone chiama Rossi per 4 volte alle 19.41, senza che l'altro risponda. Allora gli manda un SMS. Domani andiamo a correre? Alle 19.43, una telecamera di sicurezza affacciata su un vicolo di Montepio, un vicolo cieco dietro Rocca Salimbeni, riprende il corpo di David Rossi che si schianta a terra. L'orario che appare nelle immagini segna le 19.59, perché è avanti di 16 minuti. Rossi precipita parallelamente al palazzo, in camicia e senza giacca, col viso rivolto verso il muro, senza la minima reazione o torsione. Batte sul suolo col sedere. Rimane agonizzante per 22 minuti. Ci si può ammazzare così? Da soli? L'ingegnere elettronico Luca Scarselli, perito di parte, era un amico di vecchia data di Rossi. Ha scritto nella sua relazione che la mancanza di rotazione, di slancio e la vicinanza con il muro fanno pensare a un omicidio. La posizione del tronco fa pensare che all'inizio della precipitazione il tronco fosse sulla verticale, quindi fosse stabilizzato, perché qualsiasi altra posizione avrebbe dato luogo a una rotazione. La posizione delle gambe fa pensare, perlomeno a me fa pensare, che le gambe fossero leggermente sollevate e le braccia verso il basso, appunto, mi fanno pensare possa essere stato tenuto sospeso. Il tenente colonnello dei carabinieri Davide Zavattaro è il capo del RIS di Messina. È lui che ha fatto, insieme all'anatomopatologa Cristina Cattaneo, la stessa del caso di Yara Gambirasio, la consulenza alla base della seconda archiviazione dell'indagine su David Rossi. Zavattaro finora non ha mai parlato in un'intervista della perizia di Siena. Il Rossi spontaneamente esce da questa finestra. Poi, l'ipotesi di sgrazia, ricordiamoci che quel giorno piovigginava, per cui le superfici erano piuttosto scivolose. Ricordiamo che nella caduta, e questa è la cosa che mi ha molto colpito, tiene un braccio, il braccio sinistro è alzato, il braccio destro invece è a 90 gradi. Molto strano. Pensate che a destra, a 60 centimetri, c'è una grondaia che arriva fino a terra. Quindi voi credete che Rossi si sia aggrappato alla sbarra di protezione della finestra e poi ci abbia ripensato e abbia tentato di risalire per tornare dentro? Effettivamente questa uscita dalla finestra è come se nella dinamica ci fossero stati dei momenti di esitazione. Il 25 giugno 2016 Zavattaro prova a ricostruire la caduta di Rossi, chiedendo a un vigile del fuoco di fare da controfigura. A lui non è stato suggerito come uscire. Gli abbiamo detto: lei pensi di essere una persona che vuole uscire da questa finestra, per andare dove non importa, lei deve uscire. Questa persona uscendo ha fatto le manovre che ognuno si aspetta che faccia una persona che esca. Guardando le fotografie dei fili antipiccione, notiamo che hanno gli stessi segni di calpestamento dopo la morte di Davide Rossi. Ma vediamo di più, vediamo che il vigile del fuoco è portato naturalmente ad appoggiare le ginocchia contro il muro e la punta dei piedi contro il muro. I punti dei quali sono state trovate le tracce sono praticamente compatibili e vediamo che sui pantaloni dei Rossi ci sono tracce sia di abrasione sulle punte, ma anche tracce di muro sulle ginocchia. Ora mi chiedo io, com'è che si può capire la dinamica d'una caduta chiedendo a un pompiere semplicemente di uscire dalla finestra? Quello ovviamente non si è buttato, è uscito e è rimasto appeso alla sbarra di protezione e poi è rientrato. Questa è stata la ricostruzione che ha fatto il tenente colonnello Zavattaro. A casa ovviamente non possono sapere quello che è successo in vicolo di Montepio. Carolina, dopo che sua madre ha fatto 18 telefonate a David in una decina di minuti, chiama anche lei.
cioè tutta una serie di cose che succedono alle 20:16. Io ero a casa, stavo chiamando David. Qualcuno mi risponde per 3 secondi. Io lì per lì non me ne sono accorta, me ne sono accorta poi dopo, quando ho rivisto i tabulati. Dopo 20 secondi, sempre alle 20:16, che qualcuno risponde a me, parte questa telefonata a questo famoso numero sconosciuto. Hanno provato a dare delle spiegazioni attraverso i tabulati della Telecom e la spiegazione non sta in piedi. Dicono che io non avevo soldi nel telefono, quando io sono certa di averli avuti perché ho chiamato delle persone. Telecom dice che è un servizio di autoricarica, che però appare per errore nei tabulati di David Rossi. Per noi, da altre informazioni anche apparse, potrebbe essere invece un numero di un conto corrente. Quale conto corrente? Un conto corrente o che fa riferimento a un conto dormiente, ovvero un numero identificativo di un conto corrente aperto presso lo IOR. Nello stesso minuto, alle 20:16, si vede nelle riprese di sorveglianza la caduta di quello che sembra a tutti gli effetti un oggetto. Secondo i periti della famiglia, è l'orologio di David, che è stato gettato giù dalla finestra. Abbiamo un grave, cioè abbiamo un oggetto che precipita, presumibilmente con una velocità uguale a quella del Rossi, perché lo vediamo in un primo fotogramma e poi lo vediamo rimbalzare. Il fatto che questo possa essere associato con l'orologio ce lo fa pensare che l'orologio stesso è stato ritrovato in una posizione che è compatibile con il rimbalzo di quell'oggetto. Quindi gli omicidi, secondo lei, mezz'ora dopo la morte di David avrebbero lanciato l'orologio dalla finestra? Vede, può apparire strano, ma se i soggetti che hanno gettato di sotto David, a seguito della colluttazione si sono accorti che l'orologio si era sganciato dal cinturino e era caduto, è ovvio che se trovano il cinturino in qualunque stanza dove è avvenuta la colluttazione, poi lo devono necessariamente rigettare da quella stessa finestra dove è stato gettato il corpo di David. Per il tenente colonnello Zavattaro è solo una suggestione, come ce ne sono tante nelle riprese di quella sera. Analizzando il filmato abbiamo circa una ventina di punti in cui si vedono delle macchioline. Può essere l'orologio, può essere qualsiasi cosa, visto che è un punto, non c'è un movimento. Il cinturino dell'orologio staccato completamente dall'orologio stesso, vicino ai piedi di David, e la cassa dell'orologio in un angolo a 2,5 metri da lui alla destra. Ora, siccome lui portava l'orologio a sinistra, nessuno è riuscito a spiegare la posizione di questo orologio. Le lancette dei minuti e quella dei secondi sono staccate, mentre quella dell'ora è rimasta attaccata e indica le 8:15. Ora, com'è possibile che indichi le 8:15 se lui è caduto 7:45? Non solo questo, l'orologio ci dice tante cose, perché ha prodotto dei segni sul polso di David. Questi segni non possono essere dovuti, come ho sentito dire da qualcuno, da una semplice pressione, perché non produrrebbe quei segni, ma da uno stiramento. Per cui questi segni l'orologio si deve essere rotto in qualche punto. Noi non ne parliamo nella nostra relazione, perché le ipotesi su quell'orologio possono essere veramente troppe. Il giudice, nella seconda archiviazione del caso, dovrà ammettere che la lesione al polso ha caratteristiche poco compatibili con un trauma, suggerendo piuttosto l'intervento di un'azione di trazione dell'orologio dall'avambraccio verso la mano, compatibile con un afferramento, seguito da un trascinamento o da una sospensione. In una parola, lotta. Movente e mandanti per la famiglia Rossi, una famiglia molto all'inglese, trattenuta e che non ostenta sentimentalismi, andrebbero ricercati nella vicenda della Banca Antonveneta, sebbene la procura abbia escluso mazzette e passaggi misteriosi di denaro. Il movente di un omicidio essenzialmente risiede nel fatto che nell'affare Antonveneta sono passati di mano, perché qualcuno dice spariti, ma i soldi non spariscono, i soldi passano di mano, quindi se il Monte dei Paschi ci ha rimesso una decina di miliardi, qualcuno ce l'ha guadagnati. Quindi che lui potesse essere coinvolto non credo proprio, che però, come ha detto stampa, potesse sapere qualcosa,
Questo è ragionevole. Rossi sta morendo, in terra. Ma sul muro si vedono delle luci. Alle 20:11 c'è un uomo al telefono che procede nel vicolo. Davide ha appena smesso di respirare e quest'uomo entra, fa con il telefono all'orecchio, lo guarda e se ne va. E la cosa molto strana è che quella figura di quell'uomo che entra corrisponde perfettamente alle ombre che vengono proiettate nel muro opposto per tutta la durata del video. Quindi, ancor prima che David cadesse. Quindi sembrerebbe quasi che quella persona fosse lì ancor prima che David cadesse e che ci è rimasta fino a dopo che David ha smesso di respirare. In più, sul muro opposto erano proiettati dei fari di una macchina, che la macchina non si vedeva dalla telecamera perché comunque è un vicolo che ha una rientranza, una sporgenza nel muro e quindi la telecamera non poteva prendere l'accesso diretto del vicolo. Ma ha ripreso per tutta la durata del video questi riflessi rossi, come fossero appunto le luci posteriori di una macchina, come se quella macchina fosse effettivamente posteggiata là. Ferma all'ingresso del vicolo per ostruirne la visuale e celare il cadavere di Rossi? C'è evidenza di un mezzo parcheggiato, peraltro in direzione contromano rispetto a quella che si dovrebbe percorrere in quel tratto di strada. C'è evidenza di persone ferme all'ingresso di quel vicolo che vengono visualizzate dai fari anteriori delle vetture che svoltano. C'è l'evidenza, secondo me, di ingressi in quel vicolo almeno in quattro occasioni. Così come c'è l'evidenza di una persona che si affaccia dal portone di destra guardando il vicolo e che si affaccia a quando David è già morto. Al telefono? Quella del telefono invece è guardando insomma dal fondo del vicolo e a destra, quindi dalla parte opposta, e quella avviene, anche quella avviene 20:27, quindi 20:11, quando David ha già smesso di respirare. Alle 20:40 Filippone arriva in banca per cercare David. Per le scale incontra l'altro dirigente, Mingrone. Entrano nella stanza di Rossi e si affacciano alla finestra. Di sotto c'è l'amico morto. Scendono nel vicolo. Mingrone intanto ha chiamato il 118. 118? Devi andare subito a Siena, da Casa Limbeni. Subito un'ambulanza. Siena? Subito un'ambulanza. Sì, ho capito. Dove? Rocca Salimbeni, subito. È una via, c'è una via lì, che cos'è? Rocca Salimbeni. Oh mio Dio, a Siena, subito! Mandi in piazza Salimbeni, subito. Sì, che altre, si è appena buttato una persona alla finestra. In piazza Salimbeni? Piazza Salimbeni 3. Sì, stiamo arrivando. Il medico del 118 registra la morte alle 21:30. Scrive sul referto: riferito suicidio. Eravamo tutti molto disorientati e sicuramente, conoscendo David, ci stonava questa situazione, non ce lo riconoscevamo, insomma, in una persona. Sì, David era comunque fondamentalmente una persona molto fragile, molto sensibile, però mai e poi mai David avrebbe fatto una cosa del genere. L'ispettore di polizia Livio Marini è il primo investigatore a raggiungere la stanza al terzo piano di Rocca Salimbeni. Non altro, secondo i giudici, avrebbe provocato quella sera i 4 tentativi di riavviamento del PC. Spostano la giacca trovata sulla spalliera della sedia. Il cestino viene svuotato sulla scrivania. Dentro ci sono 3 biglietti di addio alla moglie. Ciao, Tony, mi dispiace, ma l'ultima cazzata che ho fatto è troppo grossa. Nelle ultime settimane ho perso. Ciao Tony, amore. L'ultima cosa che ho fatto è troppo grossa per poterla sopportare. Hai ragione, sono fuori di testa da settimane. Amore mio, ti chiedo scusa, ma non posso più sopportare questa angoscia. In questi giorni ho fatto una cazzata immotivata, davvero troppo grossa. E non ce la faccio più, credimi. È meglio così. Quei biglietti, cioè, allora, io non nascondo che forse Davide abbia anche un po' provocato se stesso, nel senso che sicuramente era un momento di stress e può anche aver pensato che magari tutto gli stesse crollando addosso. Però questi biglietti cominciano con 3 parole particolari
che Davide non usava mai, e uno è il diminutivo del mio nome, che è Tony, e l'altro è scusa, e l'altro, e la terza è amore. Allora, Davide, Tony mi chiamava volutamente proprio perché mi chiamavano tutti. Lui diceva: no, io non ti chiamo così come ti chiamano tutti. Tony poi, fra l'altro, dice: è un nome da maschio, mi diceva. Quindi proprio non lo voleva fare. E così scusa, Davide era una persona che non chiedeva scusa a parole. E l'altro era amore. Amore non mi ha mai chiamato una volta, ma non perché non l'avevano provato, perché Davide era un po' particolare, aveva un carattere molto riservato, molto, molto chiuso, e quindi aveva scritto quelle tre parole messe insieme una dietro un'altra. Era come se mi dicesse: non ti possono tornare queste tre parole, quindi come non ti tornano queste parole, cerca di capire che c'è qualcosa che non torna. In letteratura, quando si parla di coercizione, si dovrebbero notare una sistematica contrazione del calibro, cioè le dimensioni dei caratteri dovrebbero essere più piccoli, e la contrazione dello spazio tra lettere e tra caratteri. Questo non c'è nella lettera di Rossi, ma ci sono invece segni grafologici di angoscia. Le dico di più: nel terzo biglietto, perché ne scrive tre in sequenza, due li straccia e il terzo poi rimane non stracciato, nel terzo lui riconosce questa angoscia e la definisce: sono angosciato. Nel cestino c'è anche un fazzoletto sporco di sangue. Andrà distrutto un anno dopo la morte di Rossi, senza essere analizzato. Anche la camicia, strappata in più punti, non sarà conservata tra i reperti. Così come le scarpe, impolverate da una sostanza che sembra salnitro e che è stata rintracciata anche nel tunnel sotto la rocca. C'era sceso con qualcuno poco prima della morte. I fazzolettini sono stati distrutti, ma l'hanno distrutti loro. I vestiti non sono stati conservati, ma è colpa loro. La scena del crimine è stata inquinata, l'hanno inquinata loro. Non vengono acquisiti i filmati delle telecamere dei tre ingressi, cancellati dopo 7 giorni. Il portiere della banca dirà, mesi dopo, di essere sempre rimasto di spalle agli schermi, non ha visto il vicolo. La procura non richiede neppure il traffico della cella telefonica che avrebbe permesso di risalire alle persone presenti nell'area della banca, compreso l'uomo che mentre Davide è a terra si affaccia in vicolo di Montepio col cellulare all'orecchio. Non si cercano tracce di DNA nella stanza né impronte digitali sui telefoni e sul computer. I dubbi sono aumentati il giorno dopo, quando siamo stati convocati in procura e ci ha comunicato che non avrebbero eseguito l'autopsia. Io mi sono chiesto com'è possibile, nel mezzo di una tempesta finanziaria del genere, non si eseguisse l'autopsia. Di autopsie se ne faranno due, visto che il pubblico ministero titolare della seconda inchiesta ordinerà la riesumazione del cadavere. Ci sono delle ferite che non sembrano avere una spiegazione logica con la caduta. Il segno dell'orologio sul polso, le lesioni sulla parte anteriore del corpo, gli ematomi sotto le ascelle e sulle braccia, 3 lacerazioni in asse sul volto e una ferita triangolare dietro la testa. Quelle sono evidenti segni di una colluttazione. Anche perché, mi permetto, faccio un esempio molto semplice: l'ecchimosi con parte di pelle a brasa presente all'altezza dell'inguine, quando sono state fatte le prove con i vigili del fuoco, è evidente che in quella parte non è possibile alcun strusciamento con nessuna struttura presente nella finestra o nel muro, e quello è indice di un calcio che ha ricevuto. La consulenza ammetterà che tali lesioni, se non giustificabili da eventi accidentali o volontari, porterebbero a pensare a un intervento da parte di terzi, ad esempio a una colluttazione, avvenuta prima della precipitazione. La maggior parte di queste ferite è spiegabile. Per esempio, questo punto che ha sulla fronte contiene del rame. Il rame è nel nottolino della finestra. Controllando esattamente perpendicolarmente, c'è lo zoccolo in legno della finestra che è scheggiato. Quindi è assolutamente compatibile e in linea con l'ipotesi che abbia messo il piede lì, e proprio perpendicolarmente, contando anche l'altezza del Rossi, 1,65 più 5 cm, 1,70, colpirebbe esattamente in quel punto. Secondo la professoressa Cattaneo, io non sono un medico legale,
i segni che ci sono sulle braccia sono, diciamo, delle scoriazioni, e se guardate bene alcune fotografie vedrete che questi segni sono leggermente arcuati, come decisamente compatibili con lo sfregamento contro o un davanzale o un muro, ma con una apertura anche poi delle braccia, non sono segni lineari. Viceversa, l'unica ferita che è rimasta non spiegata è quella serie di tre ferite che effettivamente sono tutte e tre in linea, una in particolare al labbro. Ecco, queste ferite non contengono elementi particolari che possano essere esclusivamente collegati con finestra o con altre cose. Questa ferita rimane inspiegata. Queste ferite sul viso potrebbero essere stati atti di autolesionismo come quelli sugli avambracci? Personalmente lo escluderei. Personalmente lo escluderei. Allora, la collega l'ha visto senza ferite, uh-huh. È stato ritrovato con queste ferite. Chi gliele ha procurate? Questa è una bella domanda. Non c'è niente che faccia pensare a un omicidio, secondo la procura. Nessuno tra quelli che erano in banca ha visto o sentito nulla di strano. Un grido, un uomo che scappa. Una defenestrazione volontaria, allora. Questo deve essere stato secondo i magistrati. Una storia che ricorda il 1969, la morte dell'anarchico Pinelli e il suo malore attivo, come fu spiegata ufficialmente la sua fine. Il 4 luglio 2017 anche la seconda inchiesta è stata chiusa con un'archiviazione. Rossi, secondo i magistrati, si è suicidato oltre ogni ragionevole dubbio. Un altro fascicolo è stato aperto lo scorso autunno dopo che l'avvocato di Antonella Tognazzi ha raccontato a Repubblica di un uomo che a inizio 2016 andò nel suo studio. Si presentò con un nome falso, quello di un costruttore calabrese, Antonio Muto, un imprenditore chiacchierato con interessi a Mantova, dove Rossi era vicepresidente di Palazzo Te. Spiegò che aveva un appuntamento con David il giorno della sua morte. Muto, persona un po' particolare, devo dire, che con me perse di credibilità nel momento in cui mi raccontò sì di ipotesi di riciclaggio ed altro, ma riferì di colluttazioni all'interno del veicolo e di un colpo di arma da fuoco e sarebbe stato sparato da queste persone che lo avevano, diciamo, aggredito da dietro nel momento in cui lui era entrato nel veicolo. Un depistaggio? Io lo ritengo, come tanti altri, un depistaggio, e Muto, come gli altri, ovvero il sedicente Muto, un millantatore. Il 13 dicembre, dopo una lettera anonima firmata Un Vigliacco e ricevuta un mese prima da Antonella Tognazzi e dall'avvocato Goracci, è stato fatto un nuovo sopralluogo nel vicolo di Montepio. Nella lettera si parlava di spari esplosi forse proprio dall'interno della banca poco prima della morte di Rossi. Non sono stati trovati segni di proiettili. L'ex presidente e l'ex amministratore delegato di MPS, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, sono imputati in sede di udienza preliminare a Milano in una delle inchieste dei derivati Alexandria e Santorini. Secondo l'accusa, non avrebbero contabilizzato a bilancio le perdite dei due prodotti. Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e chiesto al pubblico ministero di esercitare l'azione penale. Giuseppe Mussari, lo scorso autunno, ha lasciato Siena ed è tornato a Catanzaro per fare l'avvocato penalista. Il 7 dicembre 2017 è stato assolto dall'accusa di ostacolo alla vigilanza in corte d'appello a Firenze. Secondo la sentenza, non ha nascosto agli ispettori della Banca d'Italia il contratto con Nomura sul derivato Alexandria. Mussari è ancora imputato a Milano nel processo principale sul dissesto di MPS. La Fondazione Monte Paschi di Siena possiede ora solo lo 0,026% del capitale azionario di Banca MPS, per un controvalore di 125.000 euro. 11 anni fa, prima dell'acquisto di Antonveneta, aveva il 56% delle azioni. La banca è sopravvissuta con un salvataggio pubblico. Il Tesoro detiene ora il 68% delle azioni e ha investito nel Monte Paschi 5,4 miliardi di euro fra aumento di capitale e offerta ai risparmiatori ex titolari di obbligazioni subordinate, che erano diventati soci per evitare il fallimento della banca. L'unico processo sul caso David Rossi
è stato celebrato contro Antonella Tognazzi e il giornalista del Fatto Quotidiano, Davide Vecchi, per le mail tra Rossi e l'ex amministratore delegato Viola. Erano accusati di violazione della privacy. Il 15 gennaio Tognazzi e Vecchi sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Tra Montepaschi e la vedova Rossi non ci sono più contatti. Antonella Tognazzi ha ricevuto come liquidazione 350.000 euro lordi. Ha rifiutato una proposta di assunzione a tempo indeterminato. Qual è il suo rapporto con Monte dei Paschi? Vi hanno aiutato? Assolutamente niente. L'unico, diciamo, mi sono venuti incontro nel prolungarmi il periodo della restituzione del mutuo che Davide aveva preso per l'acquisto della nostra casa, ed è stata l'unica cosa che mi è stata concessa, cioè un allungamento del periodo fino a 40 anni di mutuo. Questa è stata l'unica cosa che la banca ha avuto, diciamo, nei miei confronti. La madre di David ogni anno a Natale attacca una foto con un biglietto sull'albero davanti alla banca. Chiede ancora verità per suo figlio. Perché lui se lo voleva fare, lontano da tutti, ma mai lì a farsi vedere a tutti, perché lui è un tipo riservato, educato e per bene, e non avrebbe mai fatto male a nessuno. Perciò l'avrebbe fatto, forse, la sua casa allagnata, l'aveva preparata per andarci in pensione. Ma poi la sera stessa, doveva venire da me a prendere la roba, gli dovevo fare la cena, le polpette gli faceva. Siccome fa sempre tardi, poi alla fine forse ho pensato e non ci passava. Insomma, prepara la cena, ma poi va a suicidarsi. No, lì chiunque l'avrebbe capito, che non gli hanno dato tempo. L'hanno buttato giù e qualcuno l'ha tradito. Ma a Siena è possibile quel giorno, quella sera, nessuno? Di Siena sappiamo tutto di tutti, è come un paese. Perché quella sera nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente? Siena, ma senesi, perché non parlano se qualcuno ha visto? Perché?